Buongiorno a tutti, da oggi cominciamo a parlare in italiano perché ho visto che in un anno e qualcosa ho pochi iscritti. Vediamo se parlo italiano, se saranno più iscritti o no. Grazie a tutti, buon viaggio, buona giornata. Oggi partiamo da Leni e andiamo a Rivalta a agganciare un rimorchio. Dopo sempre a Rivalta andiamo a caricare. Stamattina non faccio video perché è un po' buio, sono le 6:30 e non so quanto si vede. Buon viaggio a tutti. Partiti da Leni e andiamo a Rivalta. Siamo arrivati a Rivalta, al sito, ho dimenticato di accendere la telecamera. Adesso andiamo a cercare il rimorchio. Abbiamo finito, abbiamo preso i documenti, andiamo verso Edilizia, a Rivalta. Arriva qualcuno? Strada Torino 107. Ho guardato più o meno dov'è. Non è lontano. Non so se sono 10 km, non lo so. A Tecnomat dobbiamo andare. Devo vedere dove lo scarico. Vedo che sono altri camion che aspettano lì. Thank you.
metto dall'altra parte, va. Andato a chiedere se qua devo scaricare o no, mi ha detto no, dobbiamo fare il giro e dall'altra parte. Della rotonda. Vedete qua si chiama Pasta, no? Rivalta di Torino. Siamo a Pasta. E a sinistra, non so se si vede, finisce Orbassano, inizia Rivalta. Ci hanno detto che dobbiamo aspettare, dopo entriamo. No, aspettiamo, cosa dobbiamo fare? Ci hanno chiamato adesso per scaricare. Vediamo dove ci mettiamo a scaricare. Forse devo fare retromarcia. Devo fare retromarcia? Qua o di là? Dobbiamo fare, perché c'è anche una macchina lì.
dobbiamo aprire e basta. Abbiamo finito di scaricare. Avanti mi fermo e li scrivo che ho finito. Mi sono fermato qua prima della rotonda, dopo la rotonda qua, prima di entrare nell'autostrada, perché mi hanno mandato il viaggio. Andiamo a Villa Stellone per caricare. Solo che adesso arrivano macchine. Arcesi Chiari, dopo Brescia, a sganciare lì, se ho letto bene il messaggio. Fino a Villa Stellone 23 km. Ma fa sto, però non c'è nessuno, non c'è per me.
fare perché c'è un camion dentro. E dopo c'è quello davanti. Perciò ci mettiamo qua e aspettiamo. Da un'ora e mezza vediamo se mi caricano o no. Dobbiamo aspettare ancora per caricare. Io mi metto qua e comincio a aprire, dopo aspettiamo. Detto che mi devo mettere contrario perché li devo legare e vado a girarmi. Mi ha detto che posso girarmi qua qualche parte, vediamo. Volta che entro questa parte, io quando entravo di solito, una volta sono andato qua e quando sono entrato, no, ma dov'è qua? Ci sono altri qua adesso, cavolo. Non ho filmato quando mi sono girato, mi sono messo qua. Abbiamo finito qua a Villa Stellone e andiamo a Chiari, Brescia, per sganciare lì il rimorchio. Dopo vediamo cosa facciamo. Villa Stellone, andiamo verso Chiari. Sono le 12:30, però vado fino al primo autogrill, mi fermo e mangio e boh, dopo andiamo. Non so a che ora devo arrivare lì, mi ha scritto qua alle 3 e non arrivo alle 3. Fermato sull'autostrada qua, sull'autostrada in un autogrill, ho visto dei carabinieri, non so perché hanno fermato
due o tre camion di questi, come si vede davanti, questi lunghi così. Non lo so cosa è successo, perché sono quanti, due camion di questi così. Macchine di carabinieri qua. Vedo anche una macchina piccola. Lo so lì. Non lo so se c'entrano qualcosa. Non so se anche questa macchina davanti. Siamo arrivati a Chiari, dobbiamo uscire qua a Chiari Ovest, non abbiamo ancora tanto fino a dove dobbiamo scaricare o sganciare. Mi ha detto di sganciare Arcese qua a Chiari. XA 751 Roma Livorno RL. Abbiamo finito di chiudere, mettere anche il sigillo e adesso andiamo verso Segrate.
lo dobbiamo sganciare lì, però non lo so fino a che ora è aperto lì. Un'ora e 10 dice che facciamo fino a lì. Adesso vediamo se fa aggiornamento. Anche il cavo a tir, 40 minuti siamo stati qua a chiudere, legare, chiudere, mettere il sigillo, il cavo a tir, sigillo. Siamo arrivati a Milano, a Segrate quasi, fino al porto mi dà ancora 7 chilometri. Adesso vediamo, c'è un po' di traffico qua. Qualcosa si incazzano. Si arriva da pompieri, dove vanno? Con l'ambulanza, dove si
avanti. Dietro da questa parte perché non voglio allargare per entrare. Di qua la strada mi sembra è dritta, no, devo fare un po' a sinistra mi sembra. Fare a sinistra. Oh no, non è stretto, perché sapevo io che
semaforo a sinistra e devo aspettare che si faccia verde. Adesso è rosso. Si vede che arriva qualcuno dall'altra parte. Ok. Boh, di qua non arriva più niente. Da destra possiamo andare. Ancora 40 secondi, 35, guarda, 35 secondi ancora. Oh, mi posso avvicinare, già è verde. Ok, abbiamo 30 secondi per passare. C'è uno che ci deve registrare. Rimorchio parte sul treno verso Svizzera.
male che hanno messo questi qua così tutti vanno piano, se no andavano tutti veloci. Qua per fare la foto. Scanare il rimorchio. Ma ci sono altri camion qua. Quanti sono ancora? Dai che arriva questo e ci dobbiamo. Siamo registrati qua e adesso dobbiamo entrare, solo che non lo so dove c'è spazio. Vediamo dove c'è un po' di spazio. Devo aspettare un po' qua, che non c'è spazio. Dopo devo andare dentro. Non so se vado un po' più avanti. Boh, spegniamo il motore, no? Vado a registrarmi lì dentro. Siamo registrati e adesso andiamo a agganciare. Dobbiamo andare al binario 8. Thank you.
pozzo, forse in fondo. Vediamo, se no giriamo. Giriamo intorno. Qua cosa c'è? 5. Ah, 8 in fondo lì, vedo. Avanti e vedo. Vado fino in fondo. Parcheggio, sgancio, dopo usciamo di qua. Ho sganciato e adesso possiamo uscire. Andiamo verso Bassiano. Domani mattina alle 9:30 dobbiamo agganciare un rimorchio lì. Adesso usciamo di qua e vediamo il primo autogrill dove è. Così ci fermiamo al primo autogrill stasera. Agganciano. Allora l'uscita mi sembra è di qua. Dall'altra parte. No, dall'altra parte. Ah, ho sbagliato. Era dall'altra parte. Poi arrivava là il camion. Si è di qua, no? Si è uscita di qua, mi fa vedere. Thank you.
serata. Ciao. Vediamo qua se apre da solo o devono aprire loro. Qua fino a Bassiano abbiamo 30 km. Adesso non lo so se tutta la strada città o no, ma mi sembra no, che devo entrare in A4 e dopo uscire. Perciò davanti è rosso, adesso è fatto verde, perciò mi devo sbrigare così lo prendo verde lì, se no si fa rosso perché fa 40 secondi. Si è riscaldato la telecamera e per quello si è fermato il video. Mi sono fermato nell'autogrill. Ringrazio a tutti quelli che vi iscrivete al canale, quelli che mettete like, potete anche commentare se avete qualcosa da dire. Ringrazio a tutti, buona serata e alla prossima. Ciao.